I concerti del Ridotto arrivano quest'anno alla loro 20ª edizione, sono più che una rassegna, quasi un progetto culturale della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, perché da 20 anni a questa parte questi concerti riuniscono in un unico cartellone tutti i musicisti che in città si occupano di musica cosiddetta classica, come solisti, gruppi da camera, formazioni corali orchestrali. Tra le molte che la città offre e organizza, in particolare attorno al suo conservatorio. È una rassegna molto articolata ed estesa, con oltre 40 appuntamenti. Parte sabato 30 ottobre con un integrale di valzer di Chopin eseguito dal pianista Daniele Borgatti, terminerà in maggio. In mezzo ci sono molti appuntamenti con i grandi del romanticismo, compositori che vengono celebrati nel biennio 2010-2011, Chopin appunto, Schumann e Liszt. Ci sono grandi produzioni corali che organizziamo ormai abitualmente, pensando che la cosa più importante per una città come la nostra sia dare spazio ai cori, dove molte persone praticano in maniera abituale la musica colta. Il 2 novembre ospiteremo nella Certosa Monumentale di Ferrara un'esecuzione del Requiem di Fauré con l'Orchestra della Camera di Ravenna e il Coro Polifonico del Santo Spirito diretto da Francesco Pinamonti. In aprile è in previsione un Requiem di Mozart con l'Accademia Corale Città di Ferrara e l'Orchestra Città di Ferrara. Lungo questo percorso ci sono parecchi episodi che portano la rassegna a collaborare con associazioni culturali, che portano la nostra rassegna all'interno di un programma celebrativo dei 150 anni dell'Unità d'Italia e sono, ripeto, appuntamenti che hanno fatto sì che i concerti del Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara venissero seguiti in questi anni da una media di presenze molto interessante, attorno alle 6.000 unità per stagione. Attorno a questa rassegna, dicevo, vivono un po' tutti i gruppi da camera che Ferrara riesce a costituire, ci sono molti esecutori, molti giovani, segnalo in particolare il giovane pianista Matteo Cardelli che eseguirà un recital dedicato a musiche di Beethoven e Schumann l'8 gennaio 2011, una specie di vetrina musicale cittadina, ripeto, in cui trovano spazio effettivamente tutte le espressioni musicali della città.